Ciao, sono Laura Cavalli, agente immobiliare del gruppo CasaBrescia.net. Oggi parleremo del Virtual Tour e della sua utilità per la promozione di un immobile. Molto spesso durante la visita di un immobile ci capita di sentirci dire dal cliente interessato che la casa è proprio quella vista sul sito o sul portale immobiliare. Beh, questa dovrebbe essere la norma, ma se così spesso un cliente si stupisce di ciò, significa che la norma non lo è. Questa affermazione ci fa capire che stiamo lavorando nella giusta direzione, che stiamo svolgendo la nostra attività al meglio. L'annuncio immobiliare deve essere completo, deve contenere tutte le informazioni necessarie affinché il cliente interessato possa capire se l'immobile risponde alle esigenze sue e della propria famiglia. Deve contenere, oltre alla descrizione completa, alla metratura e alla composizione dei locali, tutti i dati anagrafici dell'immobile. Deve essere corredato da ottime fotografie, anche con l'utilizzo di allestimenti home staging. L'immobile deve essere ben geolocalizzato, in modo tale che il cliente interessato possa valutarne il contesto, la posizione e la zona. E perché no, deve essere promossa attraverso l'utilizzo di un video o di un virtual tour. Il servizio di virtual tour, che potete vedere alle mie spalle, che offriamo per gli immobili di cui siamo referenti esclusivi, è migliorato parecchio negli ultimi anni, grazie soprattutto all'utilizzo delle fotocamere a 360 gradi. Il virtual tour permette di camminare all'interno dell'immobile, di passare da stanza a stanza e di coglierne ogni minimo dettaglio e particolare dal pavimento al soffitto. Per i più tecnologici c'è anche la possibilità di visionarlo attraverso i visori 3D. Vuoi saperne di più? Contattaci o continua a seguire le nostre notizie.